Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video di collaborazione degli ultimi due prodotti che mi furono inviati dall'azienda Naturissima, che ringrazio. Sono lo struccante occhi e il siero contorno occhi idronutriente 24 ore, anti-età. Trovate il post correlato sul blog, come anche il video di recensione sia dell'acqua detergente purificante che del tonico addolcente. Allora, partiamo subito con i packaging. Questo è lo struccante delicato al fior d'alicio e elicriso. E questo è il siero anti-età 24 ore idronutriente al fior d'alicio e tiglio. Eccoli qui. Packaging curato, davvero curato, femminile, semplice, però comunque d'effetto. Ogni confezione, scusate, è dotata di un bugiardino che secondo me conferisce un che professionalità, trasparenza per il consumatore, per il cliente finale. Ci sono spiegate tutte le tipologie di prodotti che l'azienda appunto propone e un po' la filosofia di base dell'azienda. Sono prodotti ovviamente ragazzi certificati 100% da Università degli Studi di Milano, in particolar modo dall'Istituto di Chimica Organica. Allora, partiamo subito dallo struccante delicato, eccolo qui, questo è l'inci. Ovviamente poi non sono praticissima di messa a fuoco, quindi capite bene che domani poi troverete il post sul blog. Potete farvi un'idea, sicuramente me migliore. Ha molti estratti: l'estratto di Achillea, di Altea, di Camomilla, di Amamelis, poi c'è la glicerina. È uno struccante, ragazze, delicatissimo, ma allo stesso tempo efficace. Eccolo qui. Ha un packaging davvero simpatico, maneggevole, pratico da portare in borsetta, trasportabile in beauty case per un viaggio. Ha un dosatore che evita gli sprechi, come gli altri due prodotti, tonico e acqua purificante, igienico, dosa bene il prodotto. Questo forellino appunto permette di dosare bene il prodotto. Mi sto trovando benissimo, manca poco, e al termine è davvero molto molto bello e funzionale. Perché? Perché l'ho testato anche su un trucco un po' più carico, con un ombretto un po' più carico, una matita cagiallo un po' più carica. La verità si è comportato benissimo, non mi ha arrossato l'occhio, non me l'ha reso secco, non me l'ha reso appunto disidratato. Poi ragazzi lo consiglio tantissimo alle persone portatrici di lenti a contatto come me, che hanno comunque che hanno un po' l'occhio soggetto a uno stress, tra virgolette, davvero ottimo. Sono curiosa di conoscere la vostra opinione, se l'avete provato in passato, se lo state provando, se avete quindi intenzione di acquistarlo, può essere utile come review. Mi sto trovando davvero bene. Poi, ragazze, i packaging sono davvero semplici, ma secondo me allo stesso tempo funzionali. Qui dice, vi leggo un po' cosa dice la scatolina: detergente struccante studiato per detergere dolcemente il contorno occhi, rimuove delicatamente trucco e impurità, preparando l'epidermide a trarre maggior vantaggio dai trattamenti successivi. Ripeto, l'occhio non risulta arrossato, in precedenza ho avuto dei problemi, nel senso che avevo proprio la parte arrossata, anche con salviette struccanti con Boninci, anche con struccanti bio. Avevo problemi. In realtà questo davvero è delicatissimo, ma allo stesso tempo, ragazzi, ci tengo a precisare, efficace. Davvero un ottimo prodotto. Non sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Poi invece il siero contorno occhi idratante, idronutriente, anti-età 24 ore al fior d'alicio e tiglio. Eccolo qui. Questo è l'inci. Non l'ho messo a fuoco, non è anche questa volta dalle mie parti, della mia parte. E di conseguenza poi è tutto rimediabile, perché domani sul post nel blog trovate ovviamente l'inci ben fotografato e ben messo a fuoco e visibile. Eccolo qui, siero contorno occhi idronutriente. Eccolo qui, e 15 ml 6 mesi di PAO e dosatore a pompetta, che appunto dosa bene il prodotto, evita gli sprechi ed è molto igienico. Allora, come mi sono trovata? Sul fronte dell'idratazione sì, ci siamo. Preparava bene la parte poi ad essere per me purtroppo non truccata ma nutrita, perché sul fondo del nutrimento io ho una zona con il contorno occhi, la zona perigulare un po' problematica, nel senso che è secca. Poi con le stagioni fredde purtroppo diciamo si intensifica di più questo problema. Ho bisogno più di una maggiore di un nutrimento. Idratazione sì, questo siero nasce per essere preparatorio poi alle fasi successive. E su questo ci siamo. Sul fondo del nutrimento, ragazzi, se avete particolari problemi di secchezza, vi consiglio di applicare poi dopo una crema, ma come prodotto preparatorio
È consigliatissimo. Non, io non conoscevo neanche l'esistenza di un prodotto comunque preparatorio di idratazione, magari prima di una crema contorno occhi. Se ripeto, se non avete invece particolari problemi di, anzi, ci tengo proprio a precisare questa cosa qui: se non avete particolari problemi di, diciamo, di secchezza qui nella zona perioculare, allora può bastare anche questo. Dopo poi applicate il make-up, il correttore, quello che volete, tranquillamente. Mentre io ho notato che applicando soltanto questo mi frenava un po' l'applicazione del correttore, quindi ho necessità di applicare una crema contorno occhi un po' più ricca. Vi leggo però la specifica: concentrato antistanchezza che contribuisce a migliorare l'elasticità della pelle, lasciandola fresca e morbida, attenua rinfrescando i gonfiori palpebrali, le borse sotto gli occhi e le occhiaie. Io ho riscontrato idratazione. Cioè, notavo proprio che il mio contorno occhi beveva questo prodotto, ha necessità proprio di idratare, quindi è davvero ottimo sotto questo punto di vista. Del nutrimento un po' meno, dal punto di vista del gonfiore non ho palpebre, cioè non ho gonfiori palpebrali, ho occhiaie. Sul fronte delle occhiaie non ha fatto granché, devo dire la verità, anche applicandolo per più giorni. Dal punto di vista dell'idratazione, davvero ottimo, consigliatissimo. Sul fronte del nutrimento, ragazze, è una sensazione di antistanchezza. No, evidentemente le mie occhiaie saranno proprio sfigate. No, vabbè, però non, da un punto di vista della, diciamo, dell'idratazione ci siamo. Poi dura anche proprio, sento la parte idratata, ma per una questione di nutrimento, ripeto, ho bisogno di qualcosa in più. Per il resto è consigliato a chi, diciamo, proprio come prodotto preparatorio, che sicuramente per me anche, e poi ovviamente a chi non ha particolari problemi, top proprio. Ok, vi mostro anche l'indice, ve l'ho mostrato già, ma ripeto, trovate tutto voi domani sul blog in modo più approfondito. Niente, ringrazio l'azienda, Davide, in particolar modo il responsabile Naturissima, che conoscete. Molti di voi conosceranno e davvero mi ha dato dritte, consigli, suggerimenti. E vi aspetto giù i vostri commenti. Fatemi sapere la vostra esperienza con questi prodotti, se l'avete provati, come vi siete trovate. Io ringrazio sempre per l'iscrizione, ragazzi, sul blog, sul canale, su Instagram. Davvero siamo sempre di più e per me è un motivo di forte stimolo e crescita. Niente, ci vediamo presto, sfollicciate come si dice, se il video vi è piaciuto, e ci vediamo presto, ci vediamo al prossimo. Anzi, metto a girare un po' più di video, un po' di video, faccio una maratona perché ho tanto di cui parlarvi. Un bacio ragazzi, a presto!